Il libro La vita come viene del 2010 di Anne-Laure Bondou, pubblicato dalla casa editrice San Paolo, racconta di due sorelle, Maddie di 15 anni e Patty di 20, che hanno perso i genitori in un incidente d'auto. Le due ragazze si sono trovate a vivere da sole, ma tutto sommato non se la cavano così male. Maddie va a scuola e sta per dare gli esami di diploma. Patty invece è la sorella più scapestrata e irresponsabile delle due e lavora in un bar come cameriera. Tutto si complica quando Maddie scopre che Patty è incinta. Maddie imparerà in una sola estate cosa significa senso di responsabilità e scoprirà com'è il mondo degli adulti. Imparerà anche a conoscere meglio sua sorella, ma soprattutto a capirla. Le due ragazze, grazie a questa fantastica avventura, saranno molto più unite e insieme si prenderanno cura del nuovo arrivato nella loro strana ma bellissima famiglia. Vari avvenimenti porteranno le protagoniste a crescere e a maturare. Maddie, molto insicura, dovrà affrontare le sue paure per aiutare Patty a partorire e in seguito a prendersi cura del bambino. Patty invece, grazie all'aiuto di Maddie, riesce a cambiare e a diventare una buona madre e una buona sorella maggiore. C'è una frase tratta dal libro che mette in evidenza il cambiamento di Patty, ma c'è quel sorriso sulle sue labbra, quel sorriso che sembra dire che ha di nuovo fiducia nella vita. Troviamo che questo libro sia davvero bello, speciale e unico. Questo perché racconta una realtà possibile, ossia qualcosa che potrebbe succedere a tutti noi. Perdere qualcuno a noi caro e non sentirci più il pavimento sotto i piedi, innamorarsi durante un'estate frenetica, aiutare o assistere una donna incinta e anche avere una sorella che sia l'opposto di noi. Inoltre riusciamo anche a vedere la crescita che in pochi mesi fanno le sorelle. Il titolo che l'autrice ha scelto rende l'idea della storia. Infatti le protagoniste prendono la vita come viene, affrontando i problemi. Lo consigliamo a tutti, è una narrazione che contiene emozioni uniche.